un trasferimento di un bene che era dello Stato in stato di degrado avanzato, che è stato recuperato in seguito a un progetto di valorizzazione condiviso con la sovrintendenza e col Comune di Cervia. In seguito a questo progetto è stato affidato tramite un concorso pubblico, in evidenza pubblica, il bene a un privato che ha realizzato la miglior valorizzazione possibile di questo bene, rendendolo un luogo vivo che fa proprio il contrasto col luogo di morte che era prima. Ci piace raccontarlo perché gli esempi che come questo ne stanno accadendo tanti in Italia. Questo in particolare ha avuto dei tempi rapidissimi di approvazione del progetto e di realizzazione dell'intervento. Esempi di successo che danno speranza anche per tutti gli altri sindaci che hanno dei beni analoghi nella loro città e non hanno ancora il coraggio di buttarsi nella progettazione del federalismo demaniale culturale. Si può fare, qui si è fatto ed è una speranza per tutti.